Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, buona serata a tutti, benvenuti in questo speciale che vi illustrerà il Centro Margherita di Fano. Di cosa si tratta? È una casa destinata ai malati di Alzheimer. È una struttura straordinaria, una struttura, come potete vedere, davvero molto moderna, accogliente, con alle pareti addirittura i disegni, le realizzazioni grafiche fatte dagli ospiti del Centro Margherita. È un'eccellenza a livello nazionale, davvero è un punto di forza della cooperativa Labirinto, sempre presente con i suoi servizi, attenta a tutto quello che avviene dal punto di vista sociale sul territorio. Siamo nei pressi dell'aeroporto civile di Fano, parleremo ora con tutti i responsabili del Centro Margherita. Il Labirinto è una realtà provinciale, oggi siamo nel Centro Margherita di Fano e chiediamo proprio al Presidente esattamente di cosa si tratta, qual è il ruolo di questo centro situato nei pressi dell'aeroporto. Allora, il Centro Margherita è un centro diurno per anziani con problematiche legate all'Alzheimer o ad altre demenze senili. La nostra cooperativa lo gestisce nelle sue diverse sedi già da quasi 20 anni. E ha avuto, diciamo così, un percorso itinerante per alcuni anni, passando da una sede in zona Porto, qui a Fano, poi ad una a Rosciano e dal fine del 2013 ci troviamo in questa bellissima sede costruita appositamente, per la prima volta progettata appositamente da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. È un centro che può ospitare ed è autorizzato fino a 40 persone. In questo momento è convenzionato col Servizio Sanitario Regionale per 18. Presidente, io penso che avere un ruolo come il suo sia motivo di grande orgoglio, perché essere a capo di una realtà come questa, che poi in realtà risolve i problemi delle persone, aiuta le famiglie a affrontare le difficoltà, crediamo che sia davvero una cosa che dà. La vedo infatti ispirare molto bene questa sensazione di bella, come le posso dire, bella. Sì, sicuramente c'è la parte positiva, che è quella di poter dire, essere consapevoli di occuparsi delle cosiddette fasce deboli della popolazione e nel nostro caso almeno di cercare di farlo nella maniera migliore possibile, dando un buon servizio all'utenza e coinvolgendo e trattando i soci e i lavoratori della nostra cooperativa nella maniera migliore possibile. E oltre all'orgoglio e alla soddisfazione ci sono anche tante responsabilità che magari sono, diciamo, la parte meno piacevole, però è inevitabile che vengano col ruolo. Certo, perché d'altronde di solito si dice sempre che le catene più forti sono quelle con gli anelli deboli saldamente attaccati agli altri. Allora avere questa rete sul territorio in grado di affrontare le situazioni difficili, diciamo che ci dà comunque una certa serenità a tutti noi. E quindi benvengano le responsabilità, perché poi in realtà sono responsabilità per una causa molto molto nobile. Sì, esatto, è giustissimo, ha detto bene citando la rete. E una caratteristica della nostra cooperativa è quella di non cercare mai di lavorare da sola, portare avanti progetti o servizi da sola, ma sempre cercando di coinvolgere altri soggetti del nostro mondo in primis, quindi altre cooperative o associazioni, anche in questo caso, nel caso del servizio che ci ospita oggi, associazioni di familiari ad esempio, ma anche con gli altri partner del territorio. I servizi che ho citato prima, ad esempio il Dopo di Noi che gestiamo a Fano, è un servizio progettato in coprogettazione su iniziativa dell'ambito sociale di Fano e insieme ad altre cooperative ed associazioni ad esempio. Il Centro Margherita è una realtà, lo possiamo vedere, straordinariamente moderna, bella, accogliente, dove ci sono tante persone che sono malate di Alzheimer. Come funziona questo centro? Come accedere ai servizi proposti da questo centro? Allora, innanzitutto hai detto giustamente tu, sono persone che a un certo punto impattano con una malattia che è una malattia invalidante progressivamente e coinvolge la persona ma coinvolge tutta la famiglia. È per questo che è stato pensato il centro, perché potesse accogliere non solo la persona
con una patologia che gradualmente cambia i bisogni di quella persona, ma perché potesse accogliere anche la famiglia. Il centro appunto nasce con questa volontà, nasce anche perché all'interno del centro si possano attivare tutte quelle che sono le possibilità per la persona stessa di rimanere all'interno di un contesto sociale gratificante, perché la malattia porta sempre tanta frustrazione nella persona, perché non ha più delle capacità a livello intimo, poi capisce, percepisce questa perdita progressiva e ha bisogno di essere rassicurata. Quindi in questo senso gli spazi sono rassicuranti, le persone e anche i programmi, i progetti devono essere rassicuranti. Noi li definiamo protesici, ossia completano quello che la persona non è più in grado di fare. Come si accede? L'accesso a questo centro può essere doppio, nel senso che noi abbiamo dei posti privati per cui la famiglia può rivolgersi direttamente qui al centro, ma quello che noi consigliamo è comunque di arrivare attraverso una valutazione di uno specialista e attraverso gli uffici preposti dell'ASUR. E nel particolare il CDCD, che è il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, che attraverso una valutazione stabilisce non solo il livello di impatto della malattia, ma anche l'idoneità o meno a frequentare questo centro. Arte terapeuta è una definizione bellissima ed è una definizione che ci rende l'idea di quello che avviene qui dentro, perché noi per esempio nei corridoi vediamo tanti disegni fatti dagli ospiti di questa struttura. Sì, è un progetto che ormai portiamo avanti dalla primavera, che appunto fa parte di un progetto più grande che è l'atelier in struttura, quindi che porta un po' l'arte terapia in struttura come utilizzo dei medium artistici proprio per facilitare le emozioni che attraverso il colore escono dalla persona, ma anche per il mantenimento di alcune capacità che possono essere sia quelle prassiche per i movimenti piuttosto che quelle per la concentrazione, ma in particolare proprio è concentrato sulle emozioni che il medium artistico dà come possibilità perché la persona si possa esprimere, no? Laddove si pensa che sia rimasto poco, invece c'è rimasto ancora molto. E questa mostra lo dimostra, perché siamo tutti supereroi e quindi mette in evidenza quelle che nel quotidiano sono quelle risorse che le persone hanno e che diventano dei superpoteri, in questo caso anche con la malattia appunto alcuni disturbi o alcune particolarità diventano superpoteri e quindi c'è stata un po' una ristrutturazione, no? È un recupero del senso di identità della persona che si ritrasforma, si rivede sotto un'altra veste rinnovata. Eccoci qui con Paolo Ruffini, che è arrivato a Fano a visitare questo Centro Margherita. Paolo Ruffini conduce un programma radiofonico che si chiama Numeri 2. Al di là dell'aspetto che è su Radio 2, però credo che ci sia un'attenzione a questo concetto. Non è così importante sempre essere i numeri 1. Sì, nel senso che tutto sommato i numeri 1 si portano dietro una responsabilità, no? I numeri 2 molto spesso si divertono di più. Vengono ricordati, cioè i Maneskin non sono arrivati primi, Toto Cutugno è molto più famoso di altra gente che è arrivata sempre prima a Sanremo. C'è un grande vantaggio di essere i numeri due, come secondo me c'è un grande vantaggio anche a volte essere gli ultimi. Io spero di non essere blasfemo, ma non tutti gli ultimi vogliono essere primi, anzi io trovo che siano molto più simpatici gli ultimi dei primi e credo che anche gli ultimi abbiano diritto ad avere anche la loro integrità e il massimo del rispetto, insomma. E tu l'hai dimostrato con i tuoi film, col tuo impegno, con quello che hai voluto proprio riprendere, con il tuo Perdutamente, che in realtà è un titolo dal doppio significato che è davvero molto toccante. Sì, è un film che in realtà è un documentario sull'Alzheimer, che non è divulgativo, non è un documentario a tesi, ma raccoglie soltanto
delle storie d'amore. In realtà non è un film sull'Alzheimer, è un film sull'amore. E io, da profano totale, mi sono avvicinato a questa patologia in maniera abbastanza, devo dire, anche sommaria, senza studiare troppo. Insomma, ho visto, c'era questa malattia che io non so chi sono, io non so chi sei, ma ti amo. E trovavo che ci fosse una forma lirica di romanticismo feroce dietro queste esternazioni. E quindi ho fatto una raccolta di 15 storie su Instagram, ed sono arrivate 15 storie d'amore che non prevedevo. Insomma, io pensavo fossero due vecchietti, no? Raccontare le storie di due anziani che si amavano. Invece no, ho capito che c'è tutto un mondo dietro, c'è un'inesorabilità, però c'è anche questa cosa straordinaria che è molto, che dà una grande speranza. Cioè, l'Alzheimer è un morbo che prende gli organi partendo dal cervello, ovviamente sono tutti legati al cervello, no? Tutti gli organi che abbiamo, però non trova l'amore, e questo è un grande vantaggio, vuol dire che l'amore non lo può attaccare, e allora ti viene da pensare che forse non si viene al mondo, ma neanche tanto per vivere, ma per amare sì. Presidente, dietro a queste realtà abbiamo sentito a più riprese serve una rete, servono gli operatori, servono le persone, servono le istituzioni, servono i sanitari, servono le famiglie, ma servono anche le realtà che si fanno carico di aiutare dal punto di vista concreto queste strutture a poter portare avanti la loro missione. Certo, da soli non si fa nulla, c'è sempre bisogno di una squadra motivata, coesa e che ha voglia di raggiungere obiettivi importanti. E la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ha investito tanto in questa struttura e abbiamo anche uno spazio ancora da riempire con un centro residenziale, e ci stiamo attivando anche con la Regione Marche per capire se nei piani regionali ci sono possibilità per accreditare una struttura di questo tipo. Certamente, quindi è un'azione meritoria, perché davvero dimostra coi fatti di essere vicino ai bisogni della comunità e delle persone che poi a questa struttura fanno riferimento. Beh, certo, il ruolo anche della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, tra i suoi obiettivi statutari c'è appunto anche un obiettivo che va in questa direzione. Noi abbiamo il compito di ascoltare le esigenze del territorio e per quanto possibile di porvi rimedio o quantomeno di dare il nostro contributo. Il problema dell'Alzheimer è un problema enorme, i numeri sono purtroppo in crescita esponenziale, è una patologia sulla quale ci si dovrà per forza impegnare anche in modo sempre più forte anche in futuro, quindi noi facciamo la nostra parte, lo spazio è a disposizione e speriamo che si possa realizzare anche un centro residenziale. Il sindaco di Fano Massimo Seri è venuto anche lui al Centro Margherita oggi per rendersi conto di questa realtà e anche per salutare l'attore Paolo Ruffini, così impegnato nel sociale. È l'ennesima testimonianza di quanto le nostre città in realtà stiano attente, siano sul territorio davvero per dare aiuto alle famiglie. Beh, intanto diciamo che questo è un centro all'avanguardia, un punto di riferimento importante sulla tematica dell'Alzheimer, che purtroppo colpisce sempre più tante persone, e sappiamo che la malattia dell'Alzheimer è una malattia che devasta non soltanto la persona ma anche chi gli sta attorno, e quindi c'è un'esigenza importante di dare delle risposte. Questo è una presenza nel nostro territorio significativa, di altissimo livello, che diventa anche un riferimento, che può dare ancora di più in termini di servizi e di accoglienza. La presenza di un attore come Ruffini è un momento importante, intanto perché dimostra la sua sensibilità sia nell'opera artistica che ha prodotto in questi anni, ma anche la sensibilità e la disponibilità ad affrontare, aiutare anche con queste presenze l'attenzione su questa tematica. Però ecco, ripeto, torno a incidere perché da sindaco me ne rendo conto, c'è questa esigenza di dover fare uno sforzo ulteriore nell'aiutare queste strutture come questa del Centro Margherita, che è veramente un riferimento a livello regionale e un'eccellenza, che potrebbe avere maggiori capacità ovviamente con il supporto e con le scelte che devono accompagnare poi queste possibilità da parte anche delle istituzioni. Quindi questi momenti sono momenti che hanno una duplice importanza.
quando si dice testimoni, testimonial. Anche il consigliere regionale della Lega, Luca Serfilippi, qui presente al Centro Margherita. Perché? Perché lui in realtà questo centro l'ha visto nascere, sa cosa significa poterci fare riferimento. Sì, assolutamente, è un fiore all'occhiello del nostro territorio e della nostra regione Marche. Noi siamo orgogliosi come regione di avere il convenzionamento con la cooperativa Labirinto e ringraziamo da sempre la Fondazione Carifano che ha messo a disposizione, ha realizzato questa struttura. L'impegno della regione che sto portando anche avanti, questo credo che sia importante, è quello anche di implementare il servizio che offriamo, quindi aumentare il convenzionamento che è in parte previsto ma non è stato ancora accreditato ma non del tutto convenzionato. Quindi questo è l'impegno che sto cercando di portare avanti nonostante le difficoltà che comunque anche a livello di bilancio stiamo avendo a livello regionale. Questo è un fiore all'occhiello, io l'ho visto nascere e ho avuto anche mia nonna ospite di questo centro, che è un centro dove gli operatori, tutte le operatrici, il personale è veramente eccezionale e devo dire che si vedevano anche tanti miglioramenti quando la persona anziana, tanto tutti i malati di Alzheimer, da quando frequentano questo centro si vede proprio la differenza. Quindi è un'eccellenza che dovremmo anche ampliare, come dicevo prima, poi ci sono anche altri progetti intorno a questo centro, però sono felice che oggi anche grazie a Ruffini diamo una rilevanza nazionale a questo centro, il Centro Margherita, che è un fiore all'occhiello della nostra città. Siamo stati testimoni, io e Cristian Roberti, che mi ha assistito nella parte tecnica di questo speciale, davvero di un momento bello, toccante, straordinario. Un uomo, un ragazzo di 44 anni, un attore che è venuto qui al Centro Margherita, che vedete alle mie spalle, a salutare di persona le persone che sono qui dentro. Scusate il doppio utilizzo della parola, ma davvero si deve utilizzare questa parola, persone che sono qui dentro. Paolo Ruffini, attore livornese, attentissimo alle tematiche sociali, al punto tale da dire che il suo refrain politico dovrebbe essere aggiungere la E alla parola social e quindi molto più sociale, molto meno social. Paolo Ruffini ha portato la sua testimonianza davvero di uomo d'arte, di uomo vicino a queste tematiche. Lui è impegnato a teatro con uno spettacolo sulla disabilità, ha fatto film dedicati all'Alzheimer e davvero dà il meglio di se stesso. Peraltro un attore che davvero è bellissimo vederlo, perché è un attore comico ma dotato di una sensibilità, di un'umanità davvero straordinaria che abbiamo visto. Presenti tutte le istituzioni cittadine, presenti i responsabili della cooperativa Labirinto, presenti i principali operatori che lavorano qui dentro. Siamo davvero felici di aver potuto vivere per voi e farvi vedere questo momento davvero bello che ci ha aperto il cuore. Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, buona serata a tutti.